taglio e zitto. G-Day può cominciare. Buonasera, buonasera e bentornati a G-Day, il programma che combatte la fame facendovi passare l'appetito. Stasera parleremo del nuovo titolo onorifico assegnato al nostro Premier, che da oggi, oltre a dottore, presidente, cavaliere, è anche ufficialmente coatto, il coatto più famoso d'Italia. Ne parliamo con un giornalista che ha gli occhi di ghiaccio, il cuore d'acciaio e una penna di fuoco, l'ispettore Callaghan dell'informazione italiana, Marco Travaglio. Che bella faccia allegra subito. Marco? Così va meglio? La differenza era minima, per intenditori, per amatori comunque. Benvenuto, benvenuto Marco. Allora, chiariamo subito una cosa. Io sono incensurata, non ho mai commesso reati, a parte un vecchio avviso di garanzia per abigeato. Vado bene lo stesso o dai il meglio di te solo con gente dalla fedina penale maculata? Ah, ci possiamo provare. Sì, tenendo questa energia. Non è molto usuale, però è anche vero che non essendo tu ancora parlamentare, cioè, non puoi anche permetterti di essere incensurata, insomma. No, infatti, non è mica detto che io lo diventi. No, appunto, non lo diventerai mai se resti incensurata. No, infatti, non ho le caratteristiche, non ho neanche la levatura fisica, diciamo. Non ho neanche quel tubino nero. Vabbè, però quello sì, si sostituisce facilmente, non è che... Va bene Marco, comunque anche l'importante sono i precedenti penali. Lo so, mi darò da fare, adesso sono ancora giovane. Comunque non è mica detto che non cominci oggi, proprio con te. Chi può lavoraci dire? Allora, tu Marco hai i tuoi scheletri nell'armadio, ce li hanno tutti. Allora chissà che non ne scopriamo qualcuno nella tua vita riassunta in 10 righe. Praticamente un casellario giudiziario. Pronto Marco che te lo leggo? Vai. Vado. Marco Travaglio, 47 anni, professione bell'uomo, giornalista e scrittore nel tempo libero. A 14 anni, invece che il motorino, chiede e ottiene dai genitori il regalo a cui tiene di più, una querela. Ospite a Satiricon di Daniele Luttazzi e il programma Chiude. Editorialista d'Anno Zero e il programma Chiude. Purtroppo non è mai stato a Porta a Porta. È diventato l'idolo della sinistra, ma ammette di stimare politici di destra come Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Massimo D'Alema. Una nota statistica, nel tempo di lettura di questa biografia sono usciti 7 suoi nuovi libri. Marco, guarda, messo così da mastrolino, tu non sai quanto sono felice di averti qui con me stasera, anche se solo di passaggio, anche se sei a Roma. Quindi? Niente, era un complimento. Colgo il braccio, dovresti così. Essere abituato a riceverle. Comunque, chi invece da Anno Zero è venuto per restare qua alla 7, tu sei di passaggio, chi invece è venuto per restare è Corrado Formigli, che fino allo scorso anno era il braccio destro di Michele Chi. Allora, l'altro giorno però Santoro ha annunciato che anche lui farà un programma il giovedì sera, proprio contro Formigli. Allora, l'ha presa veramente bene. Ti faccio vedere come ha reagito Corrado Formigli. Prego. Ecco, diciamo una reazione un po' forte, tra l'altro forse non tutti lo sanno, ma è lo stesso metodo che usa Carlo Conti per avere quel colorito naturale. Comunque ricordiamo, a proposito di Carlo Conti, che la parola di oggi della ghigliottina è frogia. Allora, io so anche che Michele Chi ha preso bene l'abbandono di Formigli, non si è sentito tradito per niente. Di che colore è la bambolina voodoo di Formigli che tiene sempre in tasca? Lo sai? E non lo so, sicuramente sono stati inseparabili a lungo, quindi i divorzi sono sempre un po' conflittuali. Ma sì, poi bisogna vedere chi ha deciso di occupare la serata dell'altro. Forse aveva cominciato Santoro a andare in onda il giovedì, no? Senza quel forse, sì, effettivamente. Però magari sono rimasti amici, come le migliori coppie intelligenti che si lasciano. Chi può dirlo? Nell'intimità non si può entrare. No, non ancora perlomeno. Comunque, allora, Marco, tu sei un giornalista noto per il tuo coraggio, ma anche qua a G-Day non scherziamo in quanto a coraggio. Ogni giorno ce l'abbiamo e lo usiamo per chiedere il nostro sommario alla gente per strada. Nascono così i vostri titoli.
A mio avviso solo l'1% degli italiani ha un barlume di cos'è lo spread. A mio avviso solo l'1% degli italiani ha un barlume di cos'è lo spread. Berlusconi ha bisogno di lavorare, non andare a fare passeggiate fra di Napoli e Milano. Berlusconi ha bisogno di lavorare, non andare a fare passeggiate fra di Napoli e Milano. Il TG che fa Mizzolini è inguardabile e ricorda un po' quelli dell'Unione Sovietica. Il TG che fa Mizzolini è inguardabile e ricorda un po' quelli dell'Unione Sovietica. La palla è rotonda e quindi è stato un successo per il Milan. La palla è rotonda e quindi è stato un successo per il Milan. Mancano gli animali, per esempio il leone, la giraffa. Mancano gli animali, per esempio il leone, la giraffa. Cara amica, tranquilla, perché ci sono comunque due coccodrilli ed un orangotango, solo non si vedono i due leocorni. Marco, quale tra questi titoli ha smosso di più il tuo immaginario di tenebroso editorialista? Beh, sicuramente quello sul TG1 sovietico. Ti trovi d'accordo con la signora? A parte il parrucchiere, sì, che non avete in comune, Pravda. Però sul pensiero sì. No, sul parrucchiere si può opinare, ma sul giudizio sulla Pravda, su Mizzolini, no. Direi che no. Comunque adesso ti presento un uomo incensurato, ma comunque censurabile, l'ho visto prima nel parcheggio con una sigaretta opinabile, il nostro fatto con la F minuscola quotidiano, Matteo Bordone. Buonasera. Allora, Matteo, cortesemente emergi da quell'antro di sonno nel quale abiti stabilmente e porgi la prima notizia. Coatto è un termine che torna di moda in queste ore, non per una canotta leghista, per un film di Verdone ambientato a Quarto Miglio, ma per un'ipotesi giudiziaria. I magistrati di Napoli hanno ribadito che hanno bisogno di sottoporre a interrogatorio Silvio Berlusconi, specificando che se non si presenterà spontaneamente davanti ai PM verrà accompagnato coattivamente, ovvero in maniera coatta, scortato dalle forze dell'ordine. Allora, l'immagine di Berlusconi tra due carabinieri è piuttosto, devo dire, suggestiva, visto che di solito la gente lo immagina tra due infermierine. Peraltro, Marco, è proprio l'immagine che campeggia sulla prima pagina del tuo quotidiano, Il Fatto, e anche sulla prima pagina di Libero. Cioè, Marco, non è che tu e Belpietro siete un po' la stessa persona, a parte il mento? Cioè, c'è questa... Guarda! Dipende sempre dai punti di vista. Loro lo temono, noi lo auspichiamo. Però siete d'accordo a me a livello iconoclastico in questo caso, hai notato? Lo sapevi? L'avevi già notato? Beh, ma perché sembra strano, perché in mezzo ai due carabinieri c'è lui, no? Ma in realtà non è affatto strano. Capita tutti i giorni nei tribunali che se ti convocano come testimone e tu non ci vai, prima volta va bene, si cerca un'altra data, la seconda va ancora bene, si cerca un'altra data, la terza ti mandano a prendere dai carabinieri. Quindi è il fatto che ci sia lui in mezzo che fa strano, non fare gesti. Comunque, pare che la Procura di Napoli abbia già preparato moltissime domande per il nostro Premier, tra cui anche perché ha venduto Cacà, ma Fabrizia Carminati dove l'hai messa? Noi invece di domande ne abbiamo una sola, non è per Silvio ma per te, caro telespettatore, la nostra gran domanda di stasera. Berlusconi dice che non andrà dai giudici perché non si fa prendere in giro. Secondo lei non si fa prendere in giro oppure va in giro per non farsi prendere? Matteo Bordone rende dichiarazioni spontanee descrivendo punto per punto come si può votare. Prego. Pensate che non si faccia prendere in giro? Mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Pensate che non si faccia prendere? Mandate un sms con scritto 2 al 478-4782. Allora, quindi Berlusconi deve presentarsi davanti ai PM napoletani. E poi perché presentarsi? Tanto hai ragione tu, nei tribunali lo conoscono già tutti. Però... Sì, questo è vero, è piuttosto noto. Devo dire, forse il tribunale di Napoli gli mancava, ecco. Nella sua collezione aveva conosciuto quello di Palermo, quello di Caltanissetta, quello di Milano, quello di Torino, dove me lo ricordo molto bene, in una meravigliosa testimonianza per Dell'Utri che provocò a Dell'Utri una condanna a 3 anni. Però quello di Napoli credo che sia uno spettacolo inedito. Lo scoprirà. Qui sta facendo una collezione. Sì, bastavano le figurine, si potrebbe dire, ma no, lui ci tiene ai tribunali proprio e non agli scudetti.
È il collezionista di reati ma anche di tribunali, sì. Ecco, questo gli manca, fra un po' l'avrà. Comunque, questo perlomeno è quello che ci si auspica. Pare che sia in corso una trattativa tra i legali del Premier e i giudici per fissare una data per l'incontro. Quello che è certo, Marco, è che il Cavaliere si sta esercitando seriamente a rispondere ai PM. Noi, Marco, abbiamo uno scoop che è sfuggito persino ai segugi del Fatto. Abbiamo le immagini inedite di Silvio Berlusconi che prova la sua risposta per l'interrogatorio di domani con Woodcock. Prego. Tu sei solo chiacchiere ci sentivo, tu in mano non hai niente, non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, non hai niente, non hai un bel niente, buffon! Ecco, Marco, una cosa non mi è chiara però, all'interrogatorio con chi si presenta? Allora, aiutiamo il Premier a scegliere l'accompagnatore più adatto. Ti propongo qualche possibile nome. E compaiono anche le immagini contestualmente. Niccolò Mavalaghedini, il ministro Nito Palma, chi? Evelina Manna, celebre per il film La soldatessa alle grandi manovre. Per chi non conoscesse, Evelina è la protagonista di molti appassionanti fiction italiane, il ruolo più importante però lo ha ricoperto in numerose intercettazioni del Premier. Tu quale consiglieresti? Ma sicuramente la Manna, nella speranza di distrarre i magistrati, che sono tutti maschi. Però il testimone nelle convocazioni ci deve andare da solo. Cioè, tutto questo chiacchiericcio sul fatto punto. Che lui debba per forza andare con la badante, cioè con Ghedini, non ha nessun senso. Il testimone, non dovendo discolparsi di nulla, va da solo. Il problema è che i suoi avvocati conoscono la sua tendenza a raccontare frottole e allora temono che, lasciato solo senza badante, ne racconti qualcuno. E dato che raccontare frottole ai magistrati è un reato, rischia di entrare testimone e uscire indagato. E per questo gli vogliono stare vicini, per dargli dei calci sotto il tavolo e portarlo via e magari tappargli la bocca quando le sta sparando troppo grosso. Quindi al momento è solo, tra l'altro, su Evelina Manna pare che non possa assolutamente contare, perché lei è molto impegnata, tra l'altro protagonista di recente di un memorabile servizio su Playboy America in cui loda le doti amatorie del Premier, è uscito giusto oggi. Dice di essere lei la famosa compagna stabile del Premier. Allora, però ti segnalo questa foto, perché è stata ritratta di recente con Massimo Cacciari, l'ex sindaco di Venezia. Allora, Massimo, dopo la moglie, l'ha detto lui, cioè anche l'amante, almeno quella gliela potevi lasciare. Comunque, di cosa mai avranno parlato? È la famosa bicamerale. E questo è un modo di vederla, sì. Di che cosa avranno mai potuto parlare Cacciari e la Manna? Nietzsche, Heidegger, doppie punte, di cosa? Filosofia, sicuramente. Comunque, guarda, secondo me ancora una volta il paese si rispecchia nel Premier e viceversa. E la situazione in cui si trova il Presidente del Consiglio è comunque comune. Quante volte pure voi sarete stati costretti ad andare da qualche parte controvoglia e poi finita male, ma molto, molto male. Allora raccontatecela. Chiamate di giorno e prenotatevi come per andare a deporre davanti a un PM. Il numero è questo? Lo sapete a memoria ormai, quindi non c'è bisogno di farvelo sentire, del resto che senso avrebbe pagare delle persone che dovrebbero schiacciare un tasto per far partire della musichina. Allora raccontateci, cari amici, di quella volta che vi hanno costretto ad andare da qualche parte ed è andata malissimo. Abbiamo in linea Alessandro da Verona. Ciao Geppi. Ciao Alessandro, quanti anni hai? 39. Cosa fai? Sono dipendente pubblico. Di che cosa? Chiarisci. Non essere vago. Rimarrei sul vago per la motivazione che poi spiegherò. Che poi spiegherai quando? Cioè, abbiamo 30 secondi per parlare, non ti affezionare. Non è il telefono amico. No, per il motivo. Vabbè. No, vabbè. No, Alessandro, stai bene? Sì, sto bene, sto bene. Voglio salutare, se possibile, Marco Travaglio, che è un grande. E anche mandare un grande, bacio a Sara, è un grande? Che spero ci stia guardando. Anche se non c'entra molto. Chi è che hai salutato d'altro? Sara. Cioè, stai usando il mio programma per salutare come negli anni 80 la radio? Ma sei pazzo, no, cioè 40 anni. Berlusconi, uso improprio il mio punto di visita. Comunque, salutiamo anche la cricca del muretto di Alessandro da Verona e Sara e Marco Travaglio, che è un grande, metti anche un grande giornalista. Giornalista, un grande giornalista. Sì. E l'ha presa bene, gli è piaciuta molto questo complimento. Perché proprio la chiedi a me, chiedi all'oste se il vino è buono, scusa. No, ma tu dovresti, si dice grazie anche quando fanno un complimento. Ah, c'è, no, non sapevo di avere la parola, grazie. Ma tu qua ce l'hai sempre la parola e abusane pure. Anzi, mi sa che l'hai già fatto, continua a farlo. Allora, Alessandro, raccontami di quella volta che ti hanno costretto ad andare da qualche parte ed è finita malissimo. Vai, Ale. Allora, quando sono stato costretto dalla mia fidanzata ad andare al corso di tango,
perché avrebbe migliorato la nostra affinità di coppia. Ce l'ho fatta fino alla quarta lezione e poi ho cominciato a uscire con l'insegnante. Beh, insomma, la sua affinità di coppia è migliorata, ha cambiato solo un elemento della coppia, sono dettagli questi. Elisa da Cantù. Ciao, Geppi. Elisa con Buonasera, da Cantù. Signor Travaglio. Buonasera. Buonasera, sì, sembra il traduttore internazionale. Elisa da Cantù, ciao. Sì, ciao. Quanti anni hai? 27. Perché sei così isterica? Perché è un'allegria isterica la tua, non è rassicurante? Sì, vabbè, è svenuta. Elisa, cosa fai nella vita? Avvocato praticante. Ecco, sei in Florida come attività? Abbastanza. Ascolta, però se la calma. Paga, se la pagano. Ti volta... pagano? Non credo proprio. No, non mi pagano. È per quello che è isterica, sì. Certo. Perché vive di espedienti in realtà. Scusate. L'applauso a una che non è pagata è la perfidia di voi altri presenti qua dentro. Elisa da Cantù, cara giovane, raccontami di quella volta che ti hanno costretto ad andare da qualche parte ed è finita malissimo, vai. Sì, esco con una mia amica, mi costringe ad andare a comprare un costume molto piccolo perché è più sexy. Entro in acqua, esco ed è come se non ce l'avessi. Cioè, cosa vuol dire? L'hai perso tra le pieghe del corpo? Non lo sapremo mai. Il tono era da pubblicità del dentifricio, ma... Allora, Stefano da Reggio Emilia. Sì, ciao a tutti. Ciao Stefano. Perché non frequenti quella di prima, che magari vi pareggiate un po' l'energia? Ho visto che era troppo agitata, allora io mi sono troppo calmato. Ma c'è una cosa che si chiama via di mezzo, si chiama equilibrio. Proviamo adesso. Proviamo. Stefano da Reggio Emilia, quanti anni hai? Io ho 46. Cosa fai? Faccio il rilevatore, forze di lavoro per conto dell'Istat. Mi sono annoiata al rilevatore, pensa un po'. Forze di lavoro per conto dell'Istat. Sì, sono uno di quelli che dà i dati sull'occupazione e disoccupazione. E come siamo messi, maluccio? Male, male. Alla faccia di chi dice che va tutto bene. Alla faccia di chi dice che va tutto bene, ma Marco non fa parte di questi. No, Marco non infatti, dice che va... E lui è l'unico che lo dice. È uno dei pochi che lo dice, infatti, che non va bene. Dice la verità, Marco Travaglio. Certo. Anche qua, non l'ha capito che era un complimento. Si vede, ha capito che era imparato a riconoscere i complimenti, Marco. Allora, Stefano da Reggio Emilia, raccontami di quella volta che ti hanno costretto ad andare da qualche parte, ed è finita male, prego. Sì, è stato quando sono andato a Malta, costretto dagli amici, e quando sono arrivato in aeroporto, il mio bagaglio ha fatto saltare il check-in. E quindi mi hanno scambiato per un terrorista. Mi hanno bloccato per ora e mi hanno pure spostato l'aereo in economy. Ma scusa, lasciatemelo, ma cosa c'avevi dentro? Il nome dei disoccupati italiani, forse non lo sapremo mai. Comunque, non lo so, ma questa cosa dovremmo andarci meglio a fondo. Comunque, Marco, mentre il Premier è in Europa a spiegare la manovra, con un tour che neanche George Michael, pure tu stai dando sfoggio di una vanità non lontana in qualche modo dalla sua, l'unica cosa che avete in comune. Allora, calchi le scene quasi tutte le sere con Isabella Ferrari con uno spettacolo dal titolo Anestesia Totale. Titolo che immagino ti sia venuto pensando all'effetto che fanno i tuoi editoriali sul blog di Beppe Grillo. Esatto. Allora, hai 7 secondi che però possono durare tantissimo, al contrario di quello che dicono certe donne, per dirci perché andare a vederlo. Vai Marco! Beh, intanto perché si ride molto su cose tutte vere, poi perché Isabella Ferrari legge dei brani di Montanelli che sono molto belli, e poi perché basta. Quindi allora tutti correte a lanciare il reggiseni a Marco Travaglio sotto il suo palco. Grazie. Matteo, cosa stai facendo? Ti vedo distratto. Ho fatto la G-Day Airlines, che ha sede a Cagliari. Sono i primi due voli che sono per simulatore di linee aeree di Facebook. Stai ancora giocando a SimCity? Guarda, se non ti vuoi giocare al posto di lavoro... C'è anche un volo che va in Russia. Dai subito la prossima notizia. Allora, in fatto di economia sappiamo che gli italiani ultimamente sono molto stimolati dalle notizie, la manovra, Tremonti, eccetera, ma c'è una cosa che detestano più di qualunque altra, ovvero che è un classico, che sono le tasse. L'Associazione dei Sindaci Italiani ha commissionato una ricerca per stabilire quale fosse la tassa più odiata. Al secondo posto c'è il bollo auto e al primo posto, nonostante l'entità della tassa non sia così enorme,
c'è il super classico delle tasse odiate, il canone RAI. Allora, ma sarà davvero così? Gli italiani davvero odiano il canone RAI più dell'ICI, dell'IRAP, dell'IRPEF, dell'ERPES? Siamo scesi in strada per chiedervi un'opinione e dopo averla data di cambiarla, un po' come fanno i TG veri. Marco, guarda se lo hanno fatto, è l'opinione rotante. Da un sondaggio è emerso che la tassa più odiata è il canone RAI. È d'accordo? Sì, sono d'accordo. Assolutamente sì. La tassa più odiata è quella del canone RAI perché i miei genitori fanno fatica a pagarla. Io ti devo chiedere un favore, perché noi questo servizio lo vendiamo anche al TG3. Puoi cambiare la tua opinione e dirmi che è una tassa giusta e che ai tuoi genitori piace pagarla. Credo sia una tassa giusta perché finanzia la TV intelligente e ai miei genitori piace pagarla. Il canone non è assolutamente una tassa odiata, ma scocciante, la parte più scocciante è l'IVA. Bene, questa era la tua risposta per il TG3. Noi vendiamo questo servizio anche al TG5. Potresti dire qualcosa contro il canone? Sì. Basta canone, sicuramente nel 2011 ci possiamo permettere di non pagare il canone perché comunque c'è la pubblicità. Addio canone, io non lo pagherò più. Addio canone, non lo pagherò più. Nel 2011 la televisione dovrebbe essere libera, quindi basta canone. Sono stata pessima. E tu, proprio tu, braccia rubate alla soap opera, che reazione hai quando arriva il bollettino del canone? Cambi idea come i nostri intervistati? Lo paghi, non lo paghi, lo stracci, lo ingoi, cosa fai? Lo pago, l'ho pagato volentieri fino a una quindicina d'anni fa, quando in televisione c'era il meglio del giornalismo, della cultura, dell'arte, del cinema, della fiction. Quando hanno cominciato a cacciare fuori tutti, lo pago bestemmiando, imprecando, ma lo pago, anche perché le tasse si pagano. Se poi qualcuno pensa che la 7 e Mediaset siano gratis, gli consiglio di informarsi meglio su dove prendono i soldi Mediaset e Telecom. In che senso? Domanda che ho paura di farti, ma che paghiamo noi anche quelle, indirettamente, ma le paghiamo. Ma il canone è un'altra cosa rispetto a quel tipo di tasse che dici tu? Il canone è una... Le tasse servono per pagare i servizi pubblici, che siano efficienti o no. La RAI dovrebbe essere un servizio pubblico. In questo momento non lo è un servizietto pubblico per chi sappiamo noi, cioè per il Presidente del Consiglio e i suoi amici, lavora per le aziende del Presidente del Consiglio. Invece di smettere di pagare il canone, bisogna pretendere che la RAI torni a fare un servizio pubblico efficiente e di alto livello. Dopodiché è giusto pagarlo il canone. Ecco, vediamo che non si paga il canone per vedere la 7, questo ne sono certo. Comunque, stop al televoto. Ecco, ringrazio l'amica per aver detto stop al televoto. Adesso ho Marco, ho un uomo che sta al giornalismo come padre Georg sta al Vaticano, come te. Adesso di grazie. Grazie. Dice grazie. Hai l'opportunità di sfogarti dove vuoi, tu sul web, sul giornale, in TV. Però non tutti i nostri spettatori sono così fortunati ed è per questo che abbiamo creato uno spazio in cui possono chiamare all'848 90 60 90 e dire tutto quello che pensano. È il nostro sfogati in 7 secondi. Mi chiamo Stincone Maria. Penso che nella vita tutto si paga quando si muore, perché Dio c'è. Ma io mi chiamo Carmen, insegno dal 1972. Io voglio chiedere alla ministra Gelmini, a Tremonti e al signor Berlusconi, ma che vanno fatti i maestri elementari? Senta, io volevo dirle soltanto una cosa, che la 7, il canale della televisione, è il peggiore in assoluto che ho mai visto, veramente una schifesa, canale di merda, come mi viene il digitale lo faccio cancellare. Beh Marco, oltre a dire a non pagarsi il canone per vedere la 7, noi diamo veramente libertà a chi ci ascolta di dire anche quello che pensa su di noi. La cioè, signora... nonostante sia un canalaccio orrendo, come ha detto la signora, c'è il sì, dato della... volevo sottolineare la libertà nella quale sguazzo. Comunque, è anche il parolaccio che mi sono presa
nella nostra segreteria. Comunque è arrivato il dato del televoto, quindi vado a rileggere la gran domanda e dire come si è risolta. Berlusconi dice che non andrà dai giudici perché non si fa prendere in giro. Secondo lei non si fa prendere in giro oppure va in giro per non farsi prendere? Marco ha risposto che non si fa prendere, il 97% delle persone che hanno scelto di votare quest'oggi. E si sbagliano perché non ha niente da nascondere e se ce l'aveva l'ha nascosto bene. Comunque Marco, aguzza le orecchie perché sto per svelarti cosa sarà sulla prima pagina dei quotidiani di domani, anche del tuo. Sono le anticipazioni del TG di Enrico Mentana. La manovra passa alla Camera, ma poi precisa, non mi fermo, è solo per un saluto. D'Alema, no ai matrimoni gay, poi spiega perché. Con Silvio stiamo già bene così. Formigoni, il PDL può cambiare nome e se cambiamo anche indirizzo e numero di telefono magari non ci beccano. Torino, 250 intrappolati in un ufficio postale per polvere sospetta, ma poi l'Apo svela il mistero, era solo la mia posta. Uno studio americano scagiona lo squalo, non è un criminale, soddisfatto il suo legale, l'avvocato Ghedini. Tutto questo tra poco al TG di La 7. Io ringrazio Marco Travaglio per essere stato con me, auguri al tuo mignolino, a te che sei un bel volpino. Grazie Matteo Bordone per essere stato con noi. Ci vediamo domani per un altro stupefacente G-Day. Ciao!